Benvenuto. La meditazione dell'Io Sono fa parte del nostro ciclo di 5 meditazioni giornaliere per aiutarti a diventare più consapevole e trarre il meglio da questa antica tecnica. Nello specifico è la terza che proponiamo. La prima è il body scan, ma puoi comunque praticare questa meditazione da sola, ogni volta che desideri. Questo esercizio ci sarà utile per arrivare ad ascoltare la voce interiore, quella del cuore, altrimenti detta Io sono. Ma è allo stesso modo un esercizio molto potente per creare la nostra realtà. Se lo svolgerai con cura e dedizione, può donarti uno stato di pace assoluta, al di là di ogni legame affettivo o problema, e persino superare le barriere dello spazio-tempo. Bene, iniziamo. Per questa meditazione, l'ideale sarebbe distendersi, ma se preferisci, puoi praticarla a gambe incrociate. Una volta disteso, sistema bene la testa su un cuscino, lascia andare gambe e braccia e comincia a predisporti al rilassamento, chiudendo con gentilezza gli occhi. Fai tre bei respiri profondi per lasciare andare. Inspiri completi dal naso ed espiri completi dalla bocca per 3 volte. Ritorna al tuo respiro naturale, calmo, ritmico e completo. Rilassa i muscoli della fronte, in modo che non ci siano più crepe sulla pelle. Rilassa le palpebre degli occhi chiusi, in modo che la pupilla sia ferma su un punto immaginario. Rilassa le tempie. Rilassa le mandibole in modo che la bocca rimanga dischiusa, senza alcuna tensione. Rilassa i muscoli del collo. Rilassa le spalle. Rilassa le braccia. Rilassa il torace. Rilassa la pancia. Rilassa le gambe. Ora che sei completamente rilassato, immagina una luce bianca bellissima sopra la testa. Lascia che la luce scenda giù attraverso la sommità della testa, fino al collo, irradi le spalle, le braccia, il torace, la pancia, le gambe. Ed esca dai piedi. Il tuo corpo è immerso nella luce e tu ti senti veramente bene. Potresti provare sin da ora uno stato di intensa pace o di felicità. Concentra la tua attenzione sul respiro e ripeti la parola Io abbinata al movimento di ispirazione. Abbina la parola Sono al movimento dell'espirazione. Inspira e di Io
espira e di sono. Inspiro io, espiro sono. Ripeti questo movimento per almeno 10 volte, meglio ancora per 20 volte, lasciandoti cullare fino ad identificare te stesso con il movimento ritmico del respiro, in cui la coscienza rimane vigile e padroneggia completamente l'atto respiratorio. Inspiro io, espiro sono. Potresti visualizzare un puntino al centro di un cerchio ed essere totalmente estraneo ad ogni rumore e persino alla tua condizione di essere umano che vive nella dualità. Potresti sperimentare l'unità in cui non c'è più differenza tra te ed io, poiché in questo momento siete una cosa sola. Non esiste altro, solo tu, identificato totalmente nell'io sono. La gioia è immensa. Solo tu puoi sentirla e nessun altro, poiché in verità ora esisti solo tu e tutto è uno. Continua l'identificazione con l'io sono attraverso il respiro, che rappresenta lo spazio del tuo cuore. Ora immagina la tua fronte come il telo di un cinema, dove tu puoi vedere il film che più desideri. Immagina la situazione che tu vorresti e fissala bene sul lobo frontale. Sposta l'energia dal lobo frontale indietro verso la nuca. Accertati di sentirla e spostala poi nuovamente sul lobo frontale. Questo spazio, nello yoga, lo chiamiamo Chidakasha. A questo punto, lascia il tuo sogno nelle mani della mente universale, perché ora è diventato un sogno cosmico. Non devi occupartene più. Devi solo crederci. Continua a respirare ripetendo le parole io e sono e ascolta il tuo cuore. In questa meditazione sei co-creatore. Ringrazia il tuo cuore per questa possibilità. Certo che il tuo desiderio sarà realizzato.
Puoi ritornare in questo spazio ogni volta che desideri. Per ora, senza aprire gli occhi, riprendi solo consapevolezza del tuo corpo e della sua presenza. Pratica qualche respiro profondo. La meditazione dell'io sono si sta per concludere, ma tu puoi rimanere rilassato per tutto il tempo che desideri e puoi aprire gli occhi quando ti va. Ti auguriamo il meglio per la tua esperienza.